No, man, when I was a young man in high school, you believe it or not, I wanted to play football for the coach. And all those older guys, they said that he was mean and cruel, but you know, I want to play football for the coach. Ariete. In questa settimana finalmente il sole cambierà segno, diventando vostro alleato ed eliminando quella stanchezza ed irritazione che ha caratterizzato buona parte degli ultimi mesi. Venere vi concede molte attenzioni dal prossimo e vi fa sentire amati. Abbiate però ancora pazienza, perché Mercurio, purtroppo, si mantiene sempre contrario, per cui le vostre preoccupazioni saranno rivolte verso i vostri figli o parenti e non sarete immuni da un nervosismo serpeggiante che ridurrà ulteriormente la vostra già scarsa pazienza. Il cielo consiglia di praticare molta attività fisica per placare un'eccessiva vis polemica che si potrebbe riverberare su voi stessi. Martedì e mercoledì comincerete a recuperare energie fino ad arrivare ad una domenica con una luna in leone che vi appagherà molto. Toro. La settimana inizia con la luna nel vostro segno, facendovi sentire appagati, amati e pieni di energia. I pianeti in Capricorno vi ispirano molti nuovi progetti e novità e avete voglia di costruire qualcosa che duri nel tempo. In questo momento i vostri bilanci sono positivi. Buoni rapporti con i figli e i coetanei, ma Marte, nel segno opposto, vi richiede ancora un dispendio di energie che sarà meglio assecondare. Praticate uno sport, iniziate un nuovo lavoro, date a Marte ciò che è di Marte, ad esempio energie sessuali. Venerdì e sabato sarete molto dolci, ispirati e sentimentali, domenica meglio riposare. Gemelli. Un cielo un po' arcigno vi lascia un retrogusto di insoddisfazione. Vorreste cambiare pelle e status sociale, vorreste abitare lontano da casa vostra, vorreste cambiare personaggio. Un corso di recitazione o un percorso psicologico potrebbero darvi l'input necessario per capire le mille sfaccettature del vostro essere. Mercoledì e giovedì, con la luna nel vostro segno, cercate con calma e razionalità di programmare i vostri obiettivi e le vostre priorità. Anche il sole comincia ad essere in un segno molto amico. Lasciate pure che altri vi dettino la tabella di marcia, ma non smettete mai di assecondare la vostra viva intelligenza con quella genialità che non si sottomette alle logiche quotidiane. Quante idee e quanti pensieri innovativi e geniali vi attraversano la mente. Sappiate però attendere, fate chiarezza nel vostro magma creativo ed aspettate lavorando il vostro momento. Cancro. Seppellite l'ascia di guerra, seppellite le domande esistenziali. Il sole sta abbandonando il segno del Capricorno, che vi risulta così scomodo, e vi concede un po' di ristoro, anche se ci sono ancora molte situazioni e persone che richiedono tutta la vostra attenzione. Adesso è il momento di agire, lavorare e produrre, e la vostra energia è tornata al servizio delle vostre capacità. Iniziate la settimana con buone intenzioni e con una buona energia. Cercate di non indulgere troppo ai piaceri della tavola e siate attenti e ben disposti verso le donne di famiglia. Venerdì e sabato, con la luna nel vostro segno, non fatevi colonizzare dallo stress. Dedicatevi alla cucina, ai dolci domenicali, al piacere di stare con la vostra famiglia, senza chiedere molto di più. Leone. Inizio settimana un po' faticoso, ma produttivo. Venere continua ad assistervi e Saturno accresce la vostra autostima. Mercoledì, con il sole in acquario, cominceranno le prove generali relative ai progetti che avete in corso. Mettete a punto ogni particolare e cercate di anticipare i tempi e le richieste che vi verranno fatte. Sarete messi alla prova e dovrete essere pronti e preparati. Sentimentalmente ci potrebbe essere qualche colpo di scena, un ritorno inaspettato, oppure un forte senso di gelosia. Malintesi e chiacchiere potrebbero colpirvi alle spalle e domenica sarete proprio al centro della scena, magari in mezzo a scenate di gelosia o a litigi tra prime donne. Vergine. Siete preda di un'irritazione costruttiva che, anche se vi crea parecchi imprevisti ed intoppi, non vi prescinde dal creare quei progetti forti e durevoli per cui siete sempre più che mai richiesti. Concentrate le vostre richieste e il vostro lavoro nei primi giorni della settimana, che si presenta con una luna delle energie per voi fattive e positive. Sentimentalmente è meglio aspettare un momento più propizio.
perché anche se Giove vi concede molte possibilità, il meglio deve ancora venire ed è più saggio aspettare che anche Venere vi conceda tutti i suoi favori. Saturno, dal suo canto, esige fondamenta molto salde prima di impegnarsi. Domenica neutra da lasciare a riposo. Bilancia. Mercoledì 20 gennaio il Sole entra in acquario circondandovi di buoni amici e concedendovi una bella progettualità. Anche se siete psicologicamente ancora molto scossi per via di recenti e brucianti esperienze nel vostro ambiente più vicino, cominciate finalmente a vedere la luce dell'alba che preannuncia la fine della nottata. Non sarà così facile, strascichi e pettegolezzi vi perseguitano ancora da lontano, ma saprete rimarginare le ferite e guardare avanti. Il favore di Venere e Saturno vi fa scoprire nuovi amori e nuove interessanti esperienze che vi faranno vedere lontano e anche se Marte vi richiede ancora un grande carico di lavoro, la settimana sarà faticosa ma proficua e vi darà la soddisfazione di dimostrare di aver tanto da dire e da fare. Domenica il partner richiederà tutta la vostra attenzione. Scorpione. Marte nel vostro segno inclina ad una sicurezza eccessiva. Vi sentite anche molto erotici ed affascinanti. Inizio settimana particolarmente erotico e seduttivo, anche se il partner potrebbe non essere in sintonia con voi. Assecondate le energie di Marte spendendo le grandi forze donate dal pianeta nel vostro lavoro, oppure svolgendo una proficua attività fisica. Mercoledì il Sole entra in acquario ed intorbida un po' il vostro quotidiano. Non vi lasciate trascinare da polemiche e litigi, soprattutto con il partner. Nascondete il vostro pungiglione e dimostrate pazienza e razionalità. Alla lunga il partner o qualsiasi antagonista dovrà cedere le armi di fronte alla vostra capacità superiore di sintesi e strategia. Buon fine settimana, domenica con la Luna in Leone dovrete essere però molto pazienti. Sagittario. Venere e Saturno, ancora nel vostro segno, vi rendono belli e tenebrosi. Suscitate interesse e rispetto anche da partner di età diversa rispetto alla vostra. Irrequieti, come sempre, in questo momento vi sentite più che mai insoddisfatti. Vorreste partire per non tornare come prima. Partire per cambiare. Se saprete ascoltare le stelle, capirete che questo è un momento di pura trasformazione, di metamorfosi. State lasciando uno stato di voi stessi per arrivare ad un altro e tra breve avrete bisogno di tutta la vostra forza per assecondare il cambiamento. Fate una foto, fermate l'attimo. Il fiume scorre e non sarete mai più come siete oggi ed adesso. Mercoledì e giovedì faticosi, domenica intensa. Capricorno. Mercurio staziona ancora nel vostro segno, indicando in pianta stabile la bussola dei vostri pensieri, tutto ciò che concerne i vostri coetanei, i figli, le comunicazioni e il vostro ambiente più vicino. State rimarginando lentamente una grande ferita al vostro orgoglio e caparbiamente siete avvolti tra pensieri cupi e seri, tra tagli e separazioni forzate. L'inizio settimana vi concede un po' di benessere e tregua, magari grazie al tempo impiegato nel lavoro che vi distoglie da pensieri ricorrenti. Rilassatevi il più possibile. Trovate con serenità il tempo di metabolizzare tutto ciò che vi preoccupa. Tra breve il transito di Venere vi concederà un grande ristoro. Riposate nei giorni di venerdì e di sabato. Acquario. Come ogni anno, nel mese di gennaio, il Sole si appresta a fare ritorno nel vostro segno. A partire da mercoledì, infatti, entrerà in acquario inaugurando il vostro nuovo anno solare. Quest'anno si scontra subito con le energie contrarie di Marte ed è quindi probabile che in questa settimana non vi sentiate molto in forma o che dobbiate subire un'aggressività repressa di cui non avete alcuna coscienza. Il cielo così neutro non vi dà quegli spunti di cui avete necessità. Non vi sentite attratti da nessuna delle situazioni che vi circondano e anche sentimentalmente vi sentite in preda ad una certa freddezza. Avreste tanto bisogno di ritrovarvi in posti nuovi e sconosciuti, in mezzo a stimoli diversi ed inconsueti che vi facciano ritrovare le vostre ragioni di vita. Inizio settimana pieno di notizie contrastanti e una domenica faticosa ed emozionante. Pesci. Marte positivo vi dà quella carica di cui sentivate necessità.
Usatela per eseguire tutti quei compiti che avete rimandato ormai da troppo tempo. Adesso vi sentite carichi ed energici, ma non mettete da parte la prudenza e la temperanza. Il momento vi consiglia di agire dietro le quinte, senza mettere in mostra le vostre possibilità per non bruciarle. Il vostro pianeta Nettuno, quel pianeta che vi concede quel fascino, quella classe di cui siete portatori, è un pianeta molto impegnativo che non vi concede i suoi doni se non siete in grado di controllarli. Scendete nella vostra coscienza più che mai, imparate un'arte dalla musica alla pittura, perché vi potreste scoprire inconsapevoli maestri di essa. Venerdì e sabato con la luna in cancro sarete al centro dell'attenzione del vostro partner, praticate temperanza e iniziate un'arte marziale. L'arma del cielo è il vuoto di tutto. La norma del cielo.